abbiamo avviato, diciamo, la fase preliminare di tutto l'iter amministrativo che condurrà appunto all'affidamento dei lavori per la realizzazione del primo tratto della nuova ciclovia turistica del Metauro, primo tratto che corrisponde, che interessa, diciamo così, i comuni di Fano e Carteceto. Abbiamo appunto visionato questo schema di accordo di programma. Accordo di programma che entrambe le giunte comunali dei comuni di Fano e Cartoceto dovranno ora approvare da parte delle rispettive giunte e poi decorsi quelli che sono i termini canonici di pubblicazione. I consigli comunali, sempre dei comuni di Fano e di Cartoceto, dovranno approvarlo costituendo questo passaggio anche l'approvazione, diciamo, delle varianti sostanziali ai piani regolatori. A quel punto i comuni potranno notificare i decreti di esproprio e così la Regione Marche di contro potrà bandire la gara d'appalto per appunto l'affidamento dei lavori. Un iter amministrativo abbastanza articolato, ma che speriamo e stiamo lavorando tutti per questo. Regione Marche, ovviamente, che ringrazio per aver deciso comunque in attesa di avere ulteriori risorse a disposizione per poter estendere ulteriormente, per ciò che riguarda la provincia di Pesurbino, il tratto della ciclovia, comunque di partire con questo primo tratto Fano-Cartoceto, la provincia di Pesurbino e ovviamente i due comuni, dicevo che auspicabilmente tutti cercheremo di fare la nostra parte per arrivare quanto prima a questo risultato che garantirà da un lato una maggior sostenibilità nella mobilità del nostro territorio, dall'altra parte di far muovere famiglie e cittadini nella massima sicurezza tra costa e dentroterra e sicuramente anche di inserirci con più forza all'interno dei circuiti del cicloturismo.